Dunque, oggi cerchiamo di concludere il discorso relativo alla proposta di template, no, con cui descrivere i casi d'uso. E ci occupiamo delle parti più, se vogliamo, corporee, più di contenuto. Finora abbiamo lavorato essenzialmente su quelli che potremmo chiamare i dati anagrafici del caso d'uso. Come si chiama, dove è messo, no, il nome, lo scopo, il livello, e qualche cosa che comincia già a far capire come in questo caso d'uso interagisce col resto del sistema, appunto all'interno del sistema stesso. Quindi chi è l'attore, soprattutto quali sono le precondizioni e le postcondizioni associate. Quindi abbiamo chiarito chi è questo caso d'uso, il contesto nel quale viene inserito, cosa viene prima di lui e cosa viene dopo di lui. Adesso cominciamo a occuparci invece di come descrivere ciò che fa effettivamente l'utente nello svolgimento del caso d'uso. Ricordiamoci, qui siamo alla slide 51, ma la prima slide, o giù di lì, quando definiva. Dov'è la definizione? Qua. No? Quando abbiamo definito nella slide 9 cos'è un caso d'uso, è un insieme di interazioni. Ok? Quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo descritto gli attori, abbiamo descritto il sistema, abbiamo descritto il contesto, abbiamo descritto l'obiettivo. Ci rimane da definire effettivamente l'insieme di interazioni. Oggi è la giornata di Trapano, l'insieme di interazioni che costituiscono l'effettivo svolgimento di questa operazione e che poi portano al soddisfacimento dell'obiettivo dell'utente. Allora, questo è il nostro template, lo indichiamo in due blocchi, in due parti, in due porzioni, che possiamo vedere alternative alla descrizione brief di cui abbiamo parlato ieri, oppure in aggiunta, possiamo avere un brief e poi anche la descrizione estesa. Descrizione estesa che separiamo, come dicevo, in due sezioni. Una è lo scenario principale che porta al successo di questo caso d'uso, non in generale, e l'altra una serie di estensioni o eccezioni o alternative, noi le chiamiamo extensions, rispetto allo scenario principale. Lo scenario lo descriviamo sotto forma di passi, no? Una serie di step, di passaggi successivi che portano dall'inizio, sì, quindi da quando l'utente compie la prima azione nell'intenzione, quindi con l'obiettivo di portare a termine il caso d'uso, fino all'ultimo passaggio. E l'ultimo passaggio dovrebbe essere quello che garantisce, no, il successo del sistema. Nel descrivere questo, però, non è una descrizione a livello di pseudocodice, no? Puoi fare questo, puoi fare quell'altro, se, allora. E non descriviamo tutte le cose che possono succedere, tutte le cose che, tutte le varianti che possiamo prevedere nello scenario principale. La parola chiave qua è main, cioè qual è il percorso principale, privilegiato, preferenziale, se tutto va bene. Se tutto va bene, quali sono i passaggi? Questo, questo, quest'altro, arrivi al fondo senza problemi, senza alternative. No? Il percorso più diretto, più semplice, principale per raggiungere quell'obiettivo. Allora numeriamo i passaggi di questo, quindi raccontiamo che cosa succede, raccontiamo che cosa fa l'utente interagendo col sistema per arrivare alla fine dell'obiettivo. E lo scenario principale che andiamo a raccontare, lo scenario principale è quello in cui fila tutto liscio, in cui si arriva al successo nel modo principale, più semplice, più importante. Speriamo che sia il modo che si verifica per la maggior parte delle volte.
E quindi qua non ci sono delle alternative, degli if, no? Delle condizioni. Qui ci sono dei passi descritti, un po' come possiamo metterci da questo punto di vista. Osserviamo l'utente e il sistema che interagiscono. E noi diamo conto di questa osservazione. Raccontiamo i passaggi che abbiamo visto. Non sappiamo se noi stiamo raccontando una storia, una cosa che è avvenuta o che sta avvenendo. Noi non sappiamo se lì ci sarebbero state delle altre alternative, se a quel punto, se l'utente avesse premuto il rosso anziché il verde, sarebbe successo qualcosa di diverso. Io so che l'utente ha premuto il verde, allora al passo 6 scriverò l'utente preme il verde. Ok? Quindi lo devo descrivere così, come un resoconto di ciò che fa l'utente e ciò che fa il sistema in un esempio di interazione in cui va tutto a buon fine. Questo è sotto forma appunto di numero di passi numerati, 1, 2, 3, 4, 5, che partono, dice, da trigger a goal delivery, cioè il primo passo sarà quello che attiva il caso d'uso viene attivato da una richiesta dell'utente o da un evento esterno, quindi il primo passo di fatto rappresenta ciò che fa l'utente per attivarlo e l'ultimo passo sarà tendenzialmente ciò che fa il sistema o l'utente, dipende chi dei due finisce, per completare il caso d'uso e quindi che ci permette di dire ok, l'obiettivo è stato raggiunto. Eventualmente dice ci sono delle azioni di pulizia, conferma, salvataggio, cancellazione, possono ancora esserci come passi aggiuntivi dopo che l'utente è soddisfatto ma il sistema deve ancora fare dei lavori di chiusura, diciamo, e li possiamo includere. La numerazione è semplice, 1, 2, 3, 4, 5. Perché stiamo parlando di un caso, un tempo lineare, un caso che si è verificato e si è verificato bene, non ci sono alternative da considerare nello scenario principale. Vediamo un esempio, no? Non stiamo ancora a leggere questo, poi lo faremo come esercizio, ma una serie di passaggi di questo genere, 1, 2, 3, 4, 5. Questo è lo scenario principale. Dove, ad esempio, mi concentro sul passaggio 5, dice il cliente seleziona l'opzione fast. È ovvio che l'utente può selezionarla o no, ma io in questa descrizione faccio il caso in cui la selezioni. Okay? Scelgo io il caso principale. Ovviamente non tutte le interazioni dell'utente col sistema per raggiungere quell'obiettivo, quindi non tutte le istanze di quel caso d'uso, si svolgeranno esattamente secondo il cammino in cui va tutto bene, secondo lo scenario principale di successo. E allora dobbiamo descrivere quali sono le possibili varianti. Le possibili varianti vuol dire, guarda che al passo 2 in realtà l'utente non ha premuto il rosso, ha premuto il verde. Il sistema non ha dato l'ok, ma ha dato un errore. Quindi le varianti possono essere sia dal punto di vista dell'utente che a un certo punto compie cose diverse rispetto a quelle principali, sia dal punto di vista del sistema in cui a un certo punto certe operazioni danno un risultato diverso da quello che abbiamo descritto nel caso principale. Allora, in questo caso abbiamo dei passaggi che sono diversi. Lì raccogliamo tutte queste variazioni, queste deviazioni, le raccogliamo tutte a parte in una sezione che chiamiamo estensione. Dove diciamo, guarda che come estensione abbiamo un'alterazione di un determinato passo. Quindi se nello scenario principale, al passo, abbiamo visto prima 5, cioè seleziona l'opzione fast, io ho un'altra variante che è quella in cui invece l'utente seleziona l'opzione normale, ad esempio. Allora avrò un passo alterato. Qua sotto scriverò 5 come passo alterato a 5A, una variante, un'alterazione del passo 5. Quindi ho lo scenario principale che è i passi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi sotto nelle estensioni potrei avere un 1A per indicare che cosa potrebbe fare l'utente in alternativa a ciò che ho descritto prima nel caso 1. Un 2A, l'alternativa del caso 2.
ma poi potrò avere dei passi in cui ci sono più alternative, allora avrò un 2A, un 2B, un 2C. Sono tutte alternative, strade alternative che la coppia utente sistema può prendere quando arriva a quel punto. E quindi combinando diversamente, sostituendo al posto dei passaggi principali quelli delle alternative, uno in questo modo descrive, no, tutti gli scenari possibili che si possono verificare nell'esecuzione di quel caso d'uso. Queste estensioni per loro natura a volte possono essere estensioni normali, normale funzionamento del sistema, alternative, scelte diverse, a volte possono essere, possiamo anche chiamarle eccezioni, cioè delle condizioni che non si dovrebbero verificare ma sono in qualche modo delle anomalie che possono verificarsi. Noi non stiamo a distinguerle tra estensioni propriamente dette ed eccezioni. Se vogliamo, l'unica vera differenza è che quando si verifica un'eccezione è possibile che il caso d'uso non arrivi a successo. La condizione eccezionale, una condizione anomala può impedire il raggiungimento dell'obiettivo del caso d'uso. Mentre la normale estensione è un modo diverso che però comunque porta al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi questa è la parte, diciamo così, più densa del caso d'uso, che è fatta di queste due parti, in cui dobbiamo, adesso andiamo a capire meglio come andare a scrivere questi singoli passaggi, questi singoli. Allora, i passi sono tutti numerati, dicevamo, e sono numerati con un codice gerarchico. No? Quindi ad esempio 3.A.1 lo leggiamo, la prima lettera è il passo principale, il primo numero, scusate, è il passo principale. Quindi al passo 3 ho un comportamento alternativo A, e questo comportamento alternativo o è semplicemente un'azione o può essere un insieme di azioni, le quali a loro volta saranno misurate, numerate 1, 2, 3, 4. Quindi 3.A.1 è il primo passo della prima alternativa al passo 3 originale. Ogni volta che definisco un passaggio di un'estensione, l'estensione fa sempre riferimento a un passo dello scenario principale. Cioè non posso fare un'eccezione su un'eccezione. Un'eccezione a una certa cosa, poi in alternativa al terzo passo di questa eccezione, perché altrimenti diventerebbe illeggibile, no? Quindi una riga di estensione è sempre relativa a un passaggio alterato, quindi un passaggio in cui succede qualcosa di diverso rispetto a quello dello scenario principale. Quindi questo passaggio da alterare deve essere uno dei passaggi principali. Non posso alterare un passaggio che è già a sua volta su un cammino alternativo. E quindi fa sì che questo annidamento di numeri non possa proseguire all'infinito, se no avrei 3.A.1B.2C. Non esco più, no? A quel punto tanto varrebbe scrivere del codice o fare un diagramma di flusso. Vabbè, qui c'è una notazione che poi usiamo di rado, dice guarda che nelle estensioni potrebbero essere di due tipi. Un passo in più che viene fatto, oppure un passo in sostituzione di uno precedente. Quindi ho in questo esempio qua il passo 2 dello scenario principale, 2, che ne so, il sistema mostra i risultati. E poi lo scenario principale passa al 3, l'utente seleziona una delle voci, ad esempio. Io posso avere un passo alternativo, che indico con 2A in questo caso, in cui il passo 2 era il sistema mostra i risultati. Il 2A potrebbe essere il sistema dice che non ci sono risultati. Questo è un'alternativa. O faccio il 2 o faccio il 2A. Il 2A lo faccio quando il 2 per qualche motivo non riesco, non voglio, non posso farlo. Ma un'estensione potrebbe anche essere un'operazione in più che viene fatta, che può essere fatta, ma che
normalmente nel caso principale non prevediamo che avvenga. Ad esempio, se il passo 2 è appunto mostra risultati, un passo aggiuntivo dopo il 2 potrebbe essere sistema mostra risultati e evidenzia quelli critici, insomma, è la prima cosa che mi è venuta in mente. No, mettendo in evidenza in rosso quelli che corrispondono a certe condizioni. Allora, l'azione di mostrare risultati viene fatta, ma in più viene fatto qualcos'altro, quello di metterli in evidenza. Allora, in questo caso, il nostro template suggerisce di indicare con delle sbarrette, perché non è un'alternativa, ma una cosa in più che si aggiunge, non so perché abbia messo le sbarrette, non il più, non qualche altro simbolo, per dire che questo è un passo aggiuntivo. Come dicevo, non si usa molto di frequente, più che altro siamo in presenza di passi che sono diversi da quelli che ci aspettiamo, quindi passi alternativi. Però un'estensione, come sempre un'estensione, può essere una cosa in più o una cosa diversa da quella principale. Diversa può anche comprendere una cosa in meno, che non viene fatta perché a monte c'è stato qualche errore. E le estensioni possono corrispondere, questo in parte l'abbiamo già detto, a comportamento regolare. Può benissimo darsi che ci siano delle voci anomale, ma questo di per sé non è un comportamento erratico o preoccupante. Ci può stare, è un'alternativa. Oppure ha dei comportamenti eccezionali, delle eccezioni, delle anomalie recuperabili, tipo che ne so, l'utente sbaglia la password. Allora, ci può stare, no? È un comportamento anomalo, nello scenario principale non è lo scenario principale in cui tu entri, inserisci il login e la password sbagliata. Nello scenario principale avrai inserito il login e la password giusta. Ma ovviamente un'alternativa, un caso alternativo può essere quello in cui tu inserisci la password sbagliata. O meglio, il sistema ti dice che è sbagliata perché tu quella che hai inserito pensavi che fosse giusta. Ma è un comportamento eccezionale, anomalo, recuperabile tranquillamente. Cioè, all'interno del caso d'uso, modifico la sequenza delle operazioni da fare in modo, in qualche modo, da recuperare l'anomalia. Nel caso della password, te la chiedo di nuovo. Ma non per il fatto che hai sbagliato la password, il caso d'uso va a farsi benedire. No, rimane vivo e seguirà una strada un pochino più lunga. Ma comunque arrivo al fondo. E quindi un'anomalia, un'eccezione che viene recuperata all'interno del caso d'uso stesso, non ne pregiudica il successo. Ma ricordiamoci sempre che il caso d'uso è un attore che vuole arrivare al successo di un suo obiettivo. Oppure possono esserci dei comportamenti errati, eccezionali, delle eccezioni, delle anomalie non recuperabili. Cioè, alla fine, pur avendoti chiesto 6 volte la password, continui a non ricordartela. Allora ci sarà il bel link, mi sono dimenticato la password, che poi ti fa arrivare la mail e tutte queste varie menate che conoscete bene, ma a quel punto quel caso d'uso si interrompe senza aver successo, perché l'operazione di faccio una certa cosa per cui serve il login, la devo interrompere lì. La chiudo con un fallimento dicendo vabbè, mi faccio mandare o resettare la password e poi quando mi arriverà la password nuova ci riprovo. Però quella istanziazione lì del caso d'uso è fallita, non è arrivata a successo. Quindi noi nel progettare il caso d'uso progettiamo, e qui effettivamente si tratta di progettazione, non più di analisi, il comportamento principale, analizziamo quali sono le anomalie che si possono verificare, le anomalie o le alternative, e decidiamo per ciascuna di queste anomalie come trattarla. Se sono anomalie normali, che fanno semplicemente riferimento a passaggi diversi, se sono anomalie, diciamo, che di per sé sarebbero preoccupanti, darebbero degli errori, ma in qualche modo le possiamo recuperare, oppure sono anomalie che mi portano a fallimento.
in modo che noi sappiamo sempre, a seconda di che cosa succede, se il caso d'uso arriverà o non arriverà a successo. Questo lo stiamo decidendo noi nel progettare il caso d'uso. Non aspettiamoci che ci sia scritto sul testo cosa devo fare. No? Sul testo siamo arrivati a capire, a livello di caso d'uso, che una certa funzionalità è necessaria. Abbiamo capito che cosa serve quella funzionalità, quindi qual è l'obiettivo dell'utente quando l'attiva, ma poi come l'utente la attiva e quali sono i passaggi da cui deve passare, e lo decidiamo noi. Sapendo dove vogliamo arrivare, cercando di costruire dei percorsi più possibile logici per arrivarci. Come li descriviamo questi passi? Li descriviamo raccontando un'interazione. Allora, un'interazione tra due entità che sono l'attore da una parte e il sistema dall'altra, di solito sono una serie di passaggi alternati in cui prima l'attore fa una cosa, poi il sistema ne fa un'altra in risposta a ciò che ha fatto l'attore, poi l'attore farà un'altra cosa in risposta a ciò che gli avrà risposto il sistema, e poi il sistema farà un'altra cosa in risposta alle azioni o ai dati inseriti dall'utente e così via. È una partita ping pong, in cui io tiro la pallina nel tuo campo, tu la tiri nella mia, io tiro la tua, tu la tiri nella mia, fino a quando non abbiamo finito il punto. Quindi, nella maggior parte dei casi, raccontare un'interazione significa raccontarla sotto forma di alternanza abbastanza rigida. L'utente fa, il sistema fa, l'utente fa, il sistema fa, l'utente fa, il sistema fa. Poi magari il sistema fa altre 12.000 cose di nascosto, ma che non fanno parte dell'interazione con l'utente. Ne dico una: l'utente inserisce, che ne so, il codice di avviamento postale di una città, passo 7, passo 8, il sistema mostra, penso, le statistiche dell'età delle persone residenti in quella città, quindi da 0 a 10 anni quanti sono, da 10 a 20, da 20 a 30 e così via. Questa è l'interazione, io ti do un dato e tu mi produci un risultato che sperabilmente è correlato col dato che ti ho dato prima. In mezzo non è che ce l'ha già pronto il sistema questa statistica, in mezzo ci sarà del calcolo da fare, accede al database, tira fuori i dati, fa le statistiche, ma questo non lo vedi perché non fa parte dell'interazione. L'interazione è scambio interazione, no? Uno scambio di azioni o di informazioni tra questi due. Quindi ciò che non viaggia tra questi due non viene descritto come parte dell'interazione. Quindi non dico il sistema farà i calcoli, andrà a leggere i dati, non mi interessa. Dirò qual è l'azione fatta dal sistema visibile per l'utente. Accende la lucina, fa un beep, dice una frase, mostra un risultato, prende fuoco, chiude la porta, accende la luce, perché magari non sono solo sistemi informatici, no? Parte la chiamata, qualcosa che il sistema fa e che l'utente percepisca. È un'interazione del sistema verso l'utente. Lo stesso ovviamente vale anche nel senso inverso, nel senso che quando l'utente, quando il sistema dice altro passaggio, il sistema presenta all'utente il modulo con cui inserire i dati della propria carta di credito. Passaggio successivo, l'utente inserisce i dati della propria carta di credito. In mezzo, soprattutto se l'utente è donna, c'è uno scartabellare nella borsa e nel portafoglio, e nelle tasche più per gli uomini, per trovare sto benedetta carta di credito e leggere il numero. Che è un'azione ovviamente che coinvolge l'utente, ma non l'interazione col sistema. Il sistema non lo sa,
a meno che non abbia una candid camera messa sopra. Il sistema saprà qualcosa dall'utente nel momento in cui l'utente avrà inserito dei dati, giusti o sbagliati, oppure avrà schiacciato sul bottone rosso del tipo non me lo ricordo, scusa, ho dimenticato a casa, l'ho perso per strada, o quello che volete. Quindi ciò che fa l'utente tra un'interazione e l'altra non è descritto nel caso d'uso. Ciò che fa il sistema tra un'interazione e l'altra non è descritto nel caso d'uso. Cerchiamo di limitarci a quegli eventi che sono tracciabili dal sistema. Quindi le cose che il sistema mostra all'utente, le cose che l'utente mostra, indica, richiede, fornisce al sistema. Quindi è una descrizione asciutta di ciò che succede, delle informazioni che passano all'interfaccia tra l'utente e il sistema. Tutto il resto lato utente e tutto il resto lato sistema non lo vogliamo descrivere qui. Non lo vogliamo descrivere qui perché cosa fa l'utente sono enormemente fatti suoi. Nessuna specifica di un sistema informativo potrà mai prescrivere che cosa deve fare l'utente. L'utente è l'utente, fa quello che vuole. Poi se fa la cosa giusta, meglio. Ma non è che a un determinato passo posso dire l'utente si gratta il naso. No? Altrimenti se non lo fa, cosa succede? Fa cosa vuole. No? Mentre invece posso prescrivere cosa deve fare il sistema, ovviamente. Perché è ciò che sto progettando. E quindi questo, se vogliamo, giustifica perché non voglio andare a specificare cosa fa l'utente tra un'interazione e l'altra. E perché non voglio specificare cosa fa il sistema? Ma per lasciare spazio a chi farà la progettazione del sistema. Io quando progetto l'interazione posso anche non saper nulla di programmazione, posso anche non saper nulla di software. E chi fa questo si chiama interaction design, tra l'altro uno degli aspetti di questi casi d'uso è proprio progettare l'interazione, non ha bisogno di saper programmare. Sa che certe cose, ovviamente deve sapere che cosa è fattibile o no da parte del sistema, ma quel che interessa è solamente l'effetto finale che l'utente percepirà. Poi tutti i calcoli, se ce l'ho già il dato, se è facile da trovare, se devo calcolarlo, se devo andare a chiederlo alla NASA, vabbè, sarà un problema di progetto che mi pongo dopo. Quindi, come sempre, ogni parte del nostro documento dei requisiti si concentra su un aspetto diverso. Ecco, le cose che fa il sistema tendenzialmente sono di due tipi, tendenzialmente, poi dipende dai casi, ma possono essere delle verifiche o dei calcoli, proprio grossolanamente, no? O il sistema guarda i dati che ho inserito e mi dice vanno bene, non vanno bene, troppo alto, troppo basso, troppo rosso, troppo giallo. Beh, in caso di un ping può essere solo giusto o sbagliato, ma in altri casi può analizzare il dato che ho inserito a seconda che sia tra 0 e 50, tra 50 e 100, tra 100 e 1000, poi il caso d'uso prosegue in modo diverso. Oppure, quindi, è una delle cose che il sistema può fare. L'altra cosa che il sistema può fare è invece fare dei calcoli. Quindi fa delle elaborazioni e poi mi presenta i risultati. Quindi alla fine, provate anche a immaginarvi mentre usate un computer. O il computer ti dà un messaggio in risposta ai dati che hai inserito, giusto o sbagliato, ok, confermato, dato inserito, utente registrato, scheda salvata, post inviato, oppure ti dice non posso mandarlo perché è più di 140 caratteri, e allora non ti lascia, quindi ti dà un ritorno sul dato che hai inserito, oppure ti fornisce un'informazione. Un'informazione di stato sua, su che cosa sta facendo, su che cosa ha calcolato, oppure un'informazione in risposta al dato che hai inserito prima. Quindi a volte questi due passaggi sono collegati. Inserisco una query, una chiave di ricerca,
e il sistema controlla che la chiave sia valida e mostra i risultati. Le fa tutte e due nello stesso passo. Però la natura delle cose che fa il sistema è questa. Ecco, noi cercheremo sempre di scrivere questi passi degli scenari, sia quello principale che delle eccezioni, iniziando sempre la frase con un soggetto che è o l'attore o il sistema, o il nome dell'attore, oppure il sistema. Così è chiaro da che parte del campo sta la pallina da ping pong, in ogni passo. Quindi in un certo senso, se è un caso d'uso iniziato dall'attore, tutti i punti dispari, 1, 3, 5, 7, saranno l'attore e il pari sarà il sistema. Salvo eccezioni, ma che sono relativamente rare. Quindi, usiamo una grammatica semplice, verbi attivi, soggetto esplicito. Non è... è sì una storiella raccontata, ma una storiella raccontata per punti. Qui non diciamo il perché vengono fatte le cose e cosa succede se, ma semplicemente rendiamo conto di una serie di interazioni, come dicevo prima. Quindi deve essere chiaro chi ha la palla, a chi tocca il prossimo passo, e qui dice che il punto di vista, POV, il punto di vista deve essere quello dall'alto, di uno che stia osservando l'interazione e ti dice: ah, guarda, ho visto che lui ha inserito un codice. Non ti dice perché, non ti dice dove l'ha trovato, dove l'ha pensato, eccetera. E in qualche modo, nell'andare avanti nei passaggi, stiamo parlando ancora dello scenario principale, mi avvicino via via all'obiettivo. Sono scenario principale, è quello in cui ogni passaggio mi porta sempre un pochino più vicino al mio goal. Se no, se mi muovo di lato o se torno indietro, non è lo scenario principale, non è la via più breve, non è la via più diretta per l'obiettivo. Lo metteremo come estensione. Noi non dobbiamo... e questo è difficile, proprio a parole, dovremmo cercare di non impegnarci troppo su quello che è la forma dell'interazione. Cioè, ipoteticamente, leggendo un caso d'uso, uno dovrebbe poterlo leggere e dire: va bene, ma questo qui è applicabile, che ne so, a un sito web, ma è anche applicabile a un'applicazione mobile, ma è anche applicabile, che ne so, a un totem di quelli che trovate, a un box di quelli che trovate in stazione per prendere i biglietti. Quando definisco il caso d'uso, se è fatto bene, se riesco, dovrebbe essere ancora indipendente da quella che è la natura fisica dell'interazione. Ci concentriamo su quali sono le informazioni scambiate. Se riesco a far questo, vorrà dire che poi nella fase successiva di progettazione grafica io posso implementare la stessa procedura con interfacce diverse, in modo coerente, sempre la stessa, sempre gli stessi passaggi, l'utente passa da una all'altra, si ritrova. Faccio meno lavoro perché di fatto riuso le stesse funzioni, semplicemente le vesto con una grafica, un'interfaccia diversa. Ovviamente nel caso fortunato lo scenario principale è uno scenario puramente lineare, 5 passaggi. Ci sono dei casi in cui anche nello scenario principale possono esserci, ad esempio, delle ripetizioni o delle pause. Pensiamo al caso d'uso dei quiz in cui diceva il docente: inserisce l'elenco degli iscritti all'esame. E quello è un caso d'uso unico in cui, però ci sarà il passaggio: inserisco i dati di uno studente. E questo passaggio viene ripetuto molte volte. Quindi avrò un punto 5, inserisci l'utente, il docente inserisce i dati di uno studente, punto 6, il sistema conferma, e poi dovrebbe esserci di nuovo: il sistema inserisce un altro
non faccio 7, 8, 9, 10, cioè non vado a duplicarli. Quindi scriverò, guarda, questi passi 5, 6, ripetili finché ci sono studenti o per ogni studente. Quindi fa parte ancora dello scenario principale in cui magari ci sia una parte che viene ripetuta. Non è quasi mai un singolo passo che viene ripetuto, ma è almeno sempre una coppia di passi, perché c'è sempre l'interazione utente-sistema. L'utente fa una cosa, il sistema ne dice un'altra e poi si ricomincia da capo. Oppure, ad esempio, qui posso indicare che questi passi possono avvenire in un qualunque ordine. Qui sono a livello descrittivo, non c'è un linguaggio di programmazione. Scrivo delle cose per aiutare l'interpretazione di questi passi. Oppure può esserci una pausa. No? L'utente preme la chiamata dell'ascensore, quando l'ascensore arriva apre le porte. E questo quando non, il sistema non può rispondere immediatamente, deve esserci un evento esterno che ne condiziona. Questo fa parte dello scenario principale, non è un'eccezione il fatto che l'ascensore non sia già al piano lì con le porte aperte. Però a un certo punto c'è una condizione di arresto, in certo senso, che fa sì che quel caso d'uso si sospenda, si interrompa, si vada in attesa di qualche condizione esterna o di qualche istante di tempo. Vabbè, poi c'è il discorso di interazioni esterne, ma... Allora, proviamo a vedere... Cominciamo a mettere in pratica queste indicazioni. Qui c'è una storiella raccontata che parla di Mary mentre porta le figlie da qualche parte, mentre è in strada per andare al lavoro, passa davanti al bancomat, passa la sua carta sul lettore del bancomat, inserisce il PIN, seleziona Fast Cash, che è un'opzione di quelle che viene offerte da questo tipo di bancomat, dice che vuole $35, il bancomat fornisce un biglietto da 20 e tre biglietti da 5 e una ricevuta che le fa vedere il saldo a valle del prelievo di $35. Dopodiché il bancomat cancella la videata in modo che diciamo così, i dati di Mary, il bancomat si resetta e può essere pronto per il prossimo cliente, in modo che quando Mary arriva, va via sappia che non è più rimasto nulla di lei, del suo conto, delle sue informazioni sullo schermo quando arriverà il prossimo utente. Okay, questa è una storiella che racconta una cosa, non è ancora un caso d'uso questo. Allora proviamo in questa storiella a identificare qual è lo scenario principale per il caso d'uso, e questo è il nome del caso d'uso, preleva i soldi usando l'opzione Fast Cash. Presumibilmente nel nostro sistema ci sarà un altro caso d'uso, preleva i soldi usando un'altra opzione. Il sistema, supponiamo che, così ci concentriamo un attimo su questo, questa opzione è relativa a due modi diversi di prelevare i soldi. Chiamiamolo fast cash e full, non lo sappiamo, lo battezziamolo adesso, fast e full, completo e veloce. Il sistema, quando l'utente arriva, non lo sa qual è la modalità. Non sa ancora, ma l'utente sì. Per cui noi possiamo modellare, perché il caso d'uso è rappresentato dall'intenzione dell'utente, quindi l'utente vuole prelevare con modalità fast, è un caso d'uso, l'utente vuole prelevare con modalità full, è un altro caso d'uso. Ciò che succede è che il sistema reagirà nello stesso modo per i primi due o tre passaggi. Quindi avremo due casi d'uso la cui parte iniziale è uguale. E poi a un certo punto l'utente seleziona fast o seleziona full e quindi il caso d'uso prosegue in modo diverso.
il sistema non lo sa ancora che cosa vuole fare l'utente, perché l'utente lo specificherà più avanti e il sistema non è in grado di leggerti nella mente. Ma va bene. Nessuno ha detto che il sistema deve già sapere esattamente qual è il caso d'uso o l'obiettivo dell'utente. Il caso d'uso è l'obiettivo dell'interazione. L'unico che lo sa davvero all'inizio è l'utente, cosa vuole fare, ciò che vuole fare. Il sistema deve rispondere in modo da adeguarsi al sistema. Quindi se a un certo punto poi l'utente non preme su fast, metteremo un'alternativa del tipo l'utente preme su full, quindi va in quel caso d'uso là. Allora, una possibile descrizione è questa. Sei passaggi in cui vedete che c'è sempre l'attore e come risposta il bancomat, che sarebbe il sistema in questo caso, alternati. Quindi il sistema passa la carta nel lettore, scusate, l'utente passa la carta nel lettore, il sistema legge il codice e controlla la correttezza rispetto alla banca centrale. Poi il cliente inserisce il codice e il sistema controlla la validità del codice. Ah, questo vuol dire che tu non puoi inserire il codice fino a quando il sistema non ha controllato che la carta sia valida. C'è un passo 2 e un passo 3. Qui non è detto tutto, ma se dovessimo dire qualcosa in più diremmo che il sistema permette all'utente, crea una videata, mostra all'utente un campo in cui poter inserire il codice. Però così diremmo già troppo, forse, perché avremmo già in mente una pagina in cui può esserci un campo, può non esserci. Se voi pensate a un banco, una macchina banco, ma il tastierino lì, non è che puoi fare tanto altro, solo che a un certo punto se lo premi lui non lo guarda e a un certo altro punto invece quando lo premi lui ti fa vedere gli asterischi, quindi sta considerando i caratteri che inserisci. Quindi sappiamo che l'azione 3 l'utente la svolge dopo che il sistema ha completato l'azione 2 e in qualche modo avrà dato conferma di averla completata. Se guardo dall'esterno devo aver modo di sapere che il sistema ha convalidato la carta, affinché anche l'utente lo possa sapere, anche un osservatore lo deve sapere. Quindi il fatto che la carta sia valida non è solo un'informazione che il sistema ha e si tiene per sé, strettamente. È un'informazione che il sistema ha e in qualche modo fa capire all'utente. Vabbè, nei programmi che si facevano 20 anni fa avremmo fatto una videata in cui c'è scritto carta valida, carta riconosciuta valida, premere invio per proseguire. No? Programmi di 20 anni fa funzionavano così. Tu mi mettevi un dato, poi ti dava una videata di conferma. Sì, va bene, premi spazio, premi invio, premi un tasto. E poi andavi alla videata successiva. Adesso tutto questo non si fa più, ma in qualche modo il fatto di arrivare al passaggio successivo ti fa capire che il passaggio precedente non ha dato errori. È un modo come un altro che si appoggia a delle convenzioni di interazione per far capire all'utente che può proseguire a inserire il PIN. Poi magari c'è anche una scritta con scritto inserisci il PIN. A questo punto il sistema convalida il PIN e conferma che è riuscito a convalidarlo correttamente e a questo punto l'utente seleziona fast cash. E l'ammontare del denaro che desidera. Quindi qui stiamo immaginando che queste due informazioni siano fornite contestualmente. Boh, come me lo immagino? Potrei immaginarmi un'interfaccia in cui ci sono l'ammontare dei soldi e poi due bottoni grossi sotto, tipo fast cash o full.
ma diciamo così, nella stessa interazione, nello stesso pacchetto, specifico entrambe queste informazioni. Non ho bisogno che il sistema faccia delle cose in mezzo, o mi risponda, o prima devo inserire l'ammontare, poi seleziono fast, oppure prima seleziono fast e poi inserisco l'ammontare. Avviene tutto nello stesso passaggio. L'utente fornisce due informazioni in un'interazione sola. È come dire l'utente inserisce nome e cognome. Lo fa insieme, nello stesso contesto. Semplicemente anziché il nome e cognome è un ammontare e un'opzione, che sono inserite nello stesso contesto. Avute queste due informazioni, più quelle che ha raccolto prima, a questo punto il bancomat può fare il suo lavoro. Adesso qui questa slide è venuta male perché questi punti ABC non hanno nulla a che vedere, non sono l'ABC delle estensioni. È solo per spiegare un po' meglio cosa fa l'ATM. In realtà avremmo potuto mettere un punto e virgola, un punto, separandoli. È tutto un passaggio unico che racconta che cosa fa il sistema. In realtà l'unica cosa che l'utente vede di tutte queste cose è il punto B. Quindi dal punto di vista strettamente del caso d'uso, dell'interazione, l'unica cosa che conta è questa riga qua. Il sistema sputa fuori i soldi e lo scontrino e la carta. Le altre cose, il punto A e il punto C, sono operazioni che il sistema fa comunque, ma non fanno parte dell'interazione. Quindi, ad essere puristi, io non le avrei messe in questo caso d'uso. Ad esempio, l'abbiamo preso da un libro, l'abbiamo preso così com'è, anche per far capire che a volte ci sono modi diversi di intendere le cose. Sono operazioni sicuramente giuste che il sistema deve fare, ma non comprendono l'interazione con l'utente. Tenete presente che questo punto B è diverso rispetto al comportamento dei nostri bancomat. Il nostro bancomat prima emette la carta, aspetta che tu la prenda, dopo mette i soldi. Mentre qua ti sputa fuori tutto insieme, quindi devi avere tre mani per prendere tutto. Se non ne hai tre tu, c'è sicuramente qualcuno che passa di lì e ti dà una mano. Questo è uno scenario. In ciascuno di questi punti c'è qualcosa che può andare storto. Nel punto 2 può darsi che il bancomat sia fuori servizio. Può darsi, anche perché qua parla di passare in fila nel lettore di carta, in realtà è già il punto 1, se è fuori servizio non dovrebbe neanche lasciartelo infilare. Oppure la infili e te la sputa subito perché non funziona. Oppure non è valida, è smagnetizzata, l'hai rubata, è stata annullata. E quindi al punto 2 ti blocchi lì. O il banco non riesce a leggere il codice che c'è sulla carta, sulla banda magnetica, oppure non riesce a convalidarlo per una miriade di motivi. Al punto 3 l'utente può non ricordarsi il PIN, quindi non riuscire a farlo, oppure lo inserisce sbagliato, e quindi al punto 4 me ne accorgo. Quando dico il sistema convalida il PIN, il sistema non convalida un bel niente, perché se non è valido non lo convalida. Quindi c'è un caso alternativo e così via. No, quindi ho molte alternative in ciascuno di questi passaggi, ma qui non le considero ancora. Mi concentro, come dicevamo prima, sul caso felice, in quello che tutto va fila liscio col numero minimo di passaggi. Questo nel caso semplice. Quindi noi possiamo immaginarci che il scenario principale di successo, in qualche modo qua l'abbiamo rappresentato con questa figura un po' strana, sia questo scenario da questa parte qua. Se io parto da un obiettivo, ho un obiettivo, e poi però la cosa va come va. Vado di fronte al sistema e possono capitare varie cose. Dicevamo, nel caso dello scenario principale di successo, ogni passo che faccio è un passo più vicino al successo del mio obiettivo.
Quindi lo rappresento con la colonna di sinistra. Ogni passo ha successo. Va bene, va bene, va bene. Ok, è finito, raggiunto il successo. Poi possono esserci invece degli altri passi, degli altri, scusate, degli scenari, in cui c'è qualcosa che strada facendo può andare storto. Allora, ad esempio, il primo passo va bene, il secondo passo va bene, e dove con bene intendo in modo identico a come descritto nello scenario principale, e il passo 3 invece fallisce, finché un inserito è sbagliato. Ma grazie a qualche percorso alternativo che avrò previsto mentre descrivevo il caso d'uso, recupero questo fallimento. E quindi al passo successivo torno in condizione di successo. E quindi riesco comunque a concludere il caso d'uso con successo, anche se su un percorso un pochino più accidentato, con qualche deviazione in più. Quindi avrò molti modi, a partire dall'obiettivo che mi sono dato, di raggiungere il successo. Tutti questi modi li riassumiamo nelle eccezioni, nelle estensioni, pardon, che adesso impariamo a scrivere. E poi avrò altrettanti, se non di più, scenari in cui il caso d'uso non riesce a concludersi con successo. Fallisce. Penso, nel caso del bancomat può darsi che la carta non sia valida e il bancomat te la mangia, non te la restituisce. Fine. Nel caso d'uso, da lì non posso più fare nulla. Oppure a un certo punto tu premi il bottone annulla, o perché non ti ricordi il PIN, o perché cambi idea, quindi in vari punti diversi dell'interazione l'utente può decidere annulla. Allora in quel caso l'obiettivo per levare i soldi ovviamente non viene raggiunto. Quindi ho uno o più fallimenti che non vengono recuperati. Sono dei percorsi alternativi che portano non all'esplosione atomica, cioè il caso d'uso si conclude comunque con una sequenza di interazioni, si deve concludere con quelle che avevamo chiamato le garanzie minime, non è che lascia, tipicamente, a parte il caso in cui la tessera sia smagnetizzata o te la mangia, ma te la deve restituire, che ti abbia dato i soldi o no, la tessera la restituisce. In ogni caso il bancomat deve portarsi in una condizione da essere pronto a servire il prossimo cliente. Cioè ci sono delle cose certe, sicure, che posso dire al termine della conclusione di un'interazione, anche quando questa interazione è andata male. Cioè non ha fatto raggiungere al cliente il suo obiettivo. Quindi sono dei casi d'uso che si concludono, in qualche modo, che per il sistema potrebbe anche andare bene, è uno dei tanti modi in cui si può concludere, ma per l'utente non va bene perché non ha raggiunto il suo obiettivo. Allora noi lo chiamiamo fallimento non perché il sistema è rotto o non funziona bene, ma perché l'utente non ha raggiunto l'obiettivo. Qui non stiamo parlando di eccezioni o errori di programmazione del sistema, che non funziona bene. Qui stiamo specificando un sistema che sarà perfetto, quindi non prendiamo in considerazione il fatto che qualcosa possa essere stato implementato male, ma semplicemente che in quella condizione quell'operazione non si può fare, l'utente non vuole farla, non si ricorda i dati, il dato che inserisce non è valido, non c'è il credito sul conto, eccetera, eccetera. E allora ovviamente se non ho credito sul conto, ciò che fallisce è il passo 6. Il passo 6 in cui dice ti do i soldi, avevo scelto 5 dollari che non è un granché da avere sul conto, ma neppure quelli ho. E quindi il sistema non me li dà. Non per errore del sistema, non per errore dell'utente, ma perché una certa condizione non è verificata. E non posso verificarla prima, perché prima della conclusione del passo 5 il sistema non sa quanto vuole prelevare l'utente. Questo per quanto riguarda lo scenario principale, no? Gli scenari alternativi, quindi quello di sinistra. Gli scenari alternativi come li costruiamo?
conviene ragionare passo per passo, quindi prende il primo passo, il secondo, il terzo dello scenario principale e di ciascuno chiederci se ci sono dei cammini alternativi. Cioè, cosa succede quando, ad esempio, l'attore sbaglia? Ha un comportamento errato o anche solo diverso da quello che abbiamo scritto nello scenario principale? Cosa succede se l'attore principale non fa ciò che deve fare? Non inserisce un dato, non risponde entro un certo tempo? Deve succedere qualcosa? Cosa succede se un certo dato inserito nel sistema è errato, quindi non viene convalidato dal sistema? Il sistema non è, a un certo punto dovrebbe convalidare un dato, ma non lo può convalidare perché è sbagliato, è errato, al di fuori dell'intervallo permesso. Se il sistema per qualche motivo non può eseguire la funzione, e nel caso del banco mi vengono in mente due motivi, qui c'è scritto expectable, cioè casi normali in cui il sistema non può funzionare, o quando ha finito i soldi, non ha più contante, o quando manca la connessione con la banca. In realtà c'è l'altro caso che troviamo sempre sui bancomat, quando fanno manutenzione, aggiornamento, cose di questo genere, allora ti dico temporaneamente fuori servizio per manutenzione. Allora, ci sono dei casi in cui il sistema non può rispondere, perché non ha la possibilità di farlo, ma questo è stato previsto. Non stiamo parlando di un atto di vandalismo che ha spaccato la tastiera per cui l'utente non può inserire il PIN. Quello non lo prevediamo come caso d'uso, perché lì non c'è più un uso, c'è una riparazione da considerare. O poi possono esserci degli errori non attesi, dei fallimenti, ma questi ci possono in realtà essere sempre. Quindi diventa molto difficile prevederli tutti e descriverli tutti. Quindi sono gli aspetti critici. Allora, di tutti questi fattori che possono, per ciascuno dei passaggi, far sì che l'utente o il sistema non agisca come descritto nello scenario principale, e beh, descriviamo nelle estensioni come invece l'utente o il sistema agirà, o potrebbe agire. Come sempre, ciò che devo scrivere nelle alternative è sempre ciò che è osservabile a livello di interazione. Quindi dico, l'utente non inserisce il PIN entro 30 secondi. Non posso dire l'utente si è dimenticato il PIN. Non lo so. Magari se l'è dimenticato, magari era distratto, magari ha trovato un amico e si è messo a parlare. Non lo so e non mi interessa. Ciò che mi interessa a livello di sistema è che ho un determinato tempo entro il quale devo inserire il PIN, se non inserisco deve succedere qualcosa. Non posso rimanere in attesa per tempo illimitato. Il sistema non può, non vuole rimanere in attesa per tempo illimitato. Però questa condizione in cui ho dimenticato il PIN, non scrivo mai questo perché l'utente dimentichi il PIN, per poterlo dire dovrei avere la capacità di leggere nella mente dell'utente, non ce l'ho, soprattutto il sistema non ce l'ha. Devo sempre andare a intercettare un evento osservabile da descrivere. Quindi vedere l'interazione dall'alto e dall'alto vedo che lui non sta inserendo il PIN, questo lo posso vedere, sì, e quindi anche il sistema lo può vedere. Poi cosa stia facendo nel frattempo non lo so, perché io vedo solamente l'interfaccia della comunicazione, dell'interazione. Questo vuole anche dire, quindi, cose che siano oggettive e rilevabili dal sistema. Questo vuole anche dire che possono esserci cause diverse che portano allo stesso risultato. Cioè l'utente si ricorda male il PIN, oppure se lo ricorda bene ma il dito gli è slittato e ha premuto il tasto sbagliato.
Oppure è arrivato un cretino, mentre lui digitava il ping, gli ha schiacciato un tasto, no? Perché è tanto amico suo e allora vuole fargli uno scherzo. Oppure, ci sono tanti modi e cause diverse per cui un ping inserito può essere sbagliato. Ma l'unica cosa che ci interessa è il fatto che è stato inserito un ping errato, oppure non è stato inserito un ping in tempo. Questo è buono, questo modo di ragionare, perché ci permette di condensare, fondere, collassare in un'unica riga tutta una serie di motivazioni diverse. Non mi interessa perché, mi interessa il fatto. È un po' come quando all'esame cannate una domanda, perché io me lo ricordavo, ho capito male, avevo mal di pancia e purtroppo però alla fine il fatto che è sbagliato, quindi l'unica cosa che riesco a rilevare io quando correggo l'esame è il fatto che la risposta sia sbagliata. Poi so che potrebbero esserci mille cause a monte, ma la reazione a quello deve essere definita solamente da cosa il sistema può rilevare e non da che cosa ci sta a monte. So che a volte a voi sembra antipatico, ma i sistemi funzionano così, li dobbiamo progettare così. Quindi, nel nostro caso del bancomat, quali sono tutte le cose che possono andare storte? Quindi quali sono le varie alternative che vogliamo prevedere rispetto a quei sei passaggi di prima? Beh, qui c'è un elenco possibile, no? Il lettore rotto o la carta leggibile, graffiata, eccetera. Vedete che queste due sono messe insieme. Cioè che la testina magnetica del lettore sia guasta, o che la testina invece sia buona ma la banda magnetica della tua carta invece è smagnetizzata, hanno lo stesso effetto. Il fatto che il codice non viene letto. Quindi ovviamente per fare diagnosi e riparazione mi interessa sapere se è l'una o se è l'altra, se è il lettore che è rotto o se è la carta da sostituire. Ma dal punto di vista del caso d'uso in questione, l'effetto è lo stesso. La carta non la posso leggere e quindi ti devo dire arrivederci. Oppure la carta è di una banca che non appartiene al tuo circuito. Tu vai a prelevare all'Unicredit con la Postamat o alla Posta col Bancomat di un'altra banca. Sono due circuiti che non si parlano e quindi quella carta inserita viene letta correttamente, ma il codice non rientra tra quelli permessi. Anche se provi a mettere il tesserino del Poli, lo legge ma te lo rifiuta. Vabbè, poi la più facile è il PIN sbagliato, oppure il PIN non viene inserito in tempo, oppure il bancomat in qualche modo è spento o scollegato. Quindi il bancomat può essere spento, oppure può non riuscire a collegarsi al computer della banca, per due motivi, o perché la rete non funziona, o perché il computer della banca è spento o non funziona. Di nuovo, dal punto di vista del bancomat, che è sulla periferia, a lui poco importa se è un problema di rete o se è un problema sull'altro computer, lui sa solo che non riesce a parlarci. Quindi anche qua sono state fuse in un'unica causa, in un'unica alternativa, due cause tecnicamente molto diverse, ma poi operativamente che hanno lo stesso effetto. Oppure non ho sufficiente denaro nel conto, oppure l'utente non inserisce l'ammontare di denaro che vuole prelevare entro il tempo prestabilito, oppure ha inserito un ammontare che non è multiplo di 5 dollari, per cui se mette 7,18 io non ho le monetine da dargli, e quindi lo rifiuto. L'ammontare che è richiesto è più grande rispetto al massimo quotidiano previsto. La rete potrebbe essere spenta all'inizio, potrebbe spegnersi o perdere la connessione a metà della transazione, quindi magari ho già inserito la tessera, ho già inserito l'ammontare, ma poi perdo la connessione. Allora in quel caso cosa faccio? Ti do i soldi o no? In teoria
ti do i soldi, ma la banca non è informata del fatto che io te l'abbia dato. Quindi il bancomat dovrebbe fidarsi che quando la connessione sarà ripristinata informa la banca, a posteriori dell'avvenuto prelevamento. Oppure non si fida, allora il banco dice no, scusa, mi dispiace, è caduta la connessione, non ti do i soldi, annulla la transazione, riprova quando la connessione ci sarà. Sono scelte da fare, ovviamente, progettuali. Devo decidere a un certo punto come gestire questa anomalia. Non ho sufficienti contanti, i soldi si inceppano mentre escono, quindi si accartocciano, oppure si può accartocciare la ricevuta, oppure può finire il rullino della carta per le ricevute. In realtà queste non mi piace tanto metterle insieme. Però in realtà, sì, nei bancomat reali a volte c'è scritto non è possibile stampare la ricevuta, proseguo ugualmente, te lo chiedono prima. Invece questo non te lo può chiedere prima se, beh, in realtà se lui sa che è inceppato potrebbe evitare di stamparlo, quindi chiedete lo stesso, vuoi proseguire senza ricevuta? Sì, sono equivalenti. Alla fine in entrambi i casi lui non ti può stampare la ricevuta, o perché non ha carta o perché il percorso di uscita è inceppato, ma a un certo punto. Oppure l'ultimo caso è quello in cui il cliente non prende i soldi che la macchina ha messo fuori. Allora cosa devo fare? In realtà questo passo è vero, è reale, ma non fa parte, o meglio, ci evidenzia il fatto che questo caso d'uso non si può concludere al punto 6. Perché il punto 6 dice che il bancomat ha messo fuori i soldi. E vogliamo un punto 7 ancora in cui l'utente li prende questi soldi? E quindi poi il sistema chiude tutti gli sportelli e si resetta per la prossima operazione. Quindi in realtà mancano ancora due punti. Qui ci sembrava ragionevole finire qua, ma ci accorgiamo andando ad analizzare le anomalie, che c'è un'anomalia che è relativa a un passo che non abbiamo ancora scritto. E vabbè, è normale, si va avanti in modo incrementale, ovviamente. Ok, quindi qua costruiamo il dizionario della sfiga in cui elenchiamo tutte le cose che possono andare storte, possono andare in modo non conforme. Non dico sbagliate, perché alcune cose magari non sono degli errori o degli sbagli, sono semplicemente diverse da come erano previste nel caso principale. E poi decidiamo come gestirle. Quindi nell'ordine proprio dobbiamo ragionare così, poi ovviamente si torna indietro iterativamente ad aggiungere, a correggere. Ma prima prendiamo lo scenario principale. Poi facciamo questo che abbiamo appena fatto, elenchiamo le possibili anomalie o deviazioni o alterazioni e poi finalmente decidiamo come gestirli. Cioè, è un fatto che l'utente potrebbe inserire il codice sbagliato. Ok. Come lo gestiamo? Prima è un'azione di analisi, ragioniamo su ciò che può succedere. La seconda è un'azione di progetto, decidiamo cosa vogliamo fare, cosa vogliamo che il sistema faccia. E quindi poi andremo a scrivere nelle estensioni, a descrivere il comportamento che il sistema dovrà avere quando si verifica quella condizione. Ad esempio potremmo decidere, avere il banco antipatico che se sbagli il codice una volta ti ruba la tessera, te la mangia e finisce lì. Oppure te la sputa fuori e dice transazione annullata, per altre 24 ore non puoi più riprovarci. Oppure, come quelli i nostri, cosa fanno? Ti fanno provare fino a 3 volte. Se per 3 volte di fila sbagli il codice ti trattengono la tessera. Ma se no, se sbagli una volta sola ti permettono di reinserirlo. È una scelta di come gestire un fallimento che abbiamo identificato come variante rispetto a uno scenario
ideale. E come lo... Dove è andato? No, non c'è, scusate, mi manca la slide che pensavo di avere. Come le indico le modalità di gestione? Le indico con la numerazione che dicevamo prima. Quindi, ad esempio, avevamo... Per comodità fatemi prendere questo e lo riportiamo qua, lo ripuliamo delle cose che non sono essenziali. Abbiamo detto, ci eravamo detti che mancavano ancora due passaggi, che il cliente ritira i soldi. E il sistema chiude gli sportelli e si prepara per la prossima transazione. Scrivere in inglese e parlare in italiano crea delle frasi che non sono proprio il massimo della poesia, ma, questo è lo scenario principale. Come indichiamo le varie extension? Le estensioni le indichiamo, come dicevamo prima, identificando qual è il passo che voglio alterare. Ad esempio, se voglio alterare... Che so, il passo di ping non corretto. Cosa succede quando... Queste sono anomalie. Si verifica l'anomalia di ping sbagliato. Allora, qual è il passo che si comporta in modo diverso quando il ping è errato? È il passo 4. Perché visto dall'esterno il fatto che l'utente inserisca il ping corretto e il ping errato è indistinguibile. Quindi il passo 3 io vedo sempre comunque un cliente che inserisce un codice. Poi il passo 4 invece, anziché dire il ping è valido, mi dirà il ping non è valido. Come lo descrivo? Dico passo 4, estensione, alternativa, proiettore taglia dei pezzi, 4A. Nel passo 4 ho un'alternativa, un comportamento alternativo, quello in cui il codice non è convalidato. Qui l'ATM non convalida il ping, validate. E allora che cosa faccio? Torna al passo 3, ad esempio. Quindi qui ho un sistema in cui tutte le volte che il PIN non è valido chiede all'utente di reinserirlo a piacere anche 1000 volte. Se volessi che l'utente lo possa inserire meno di 3 volte, beh, allora direi va al passo 3 se il numero di fallimenti è minore di 3, altrimenti termino il caso 2. E questa è l'unica, tra le cose che abbiamo elencato, tra le anomalie che abbiamo elencato, è l'unica anomalia che si può verificare sul passo 4. Mentre invece, ad esempio, il passo 6 è più interessante. Il passo 6 è quello in cui il bancomat manda fuori i soldi. Allora io posso avere una prima anomalia in quello in cui il cliente non ha abbastanza credito.
Allora, cosa devo fare? Gli dico di selezionare un altro ammontare. Quindi torno al passo 5. Oppure posso avere il cliente che ha selezionato un ammontare che non è multiplo di 5. No? Avevamo indicato tra le anomalie. Quindi l'amount is not multiplo di 5 dollari. Allora cosa faccio? Decidetelo voi, ti chiedo di reinserirlo oppure lo arrotondo ai 5 dollari inferiori, così lo facciamo breve. Round 2, the closest multiplo, closest, il multiplo più vicino, e a questo punto riprova il passo 6. Cioè non chiedo all'utente inserisci un nuovo ammontare, dico tu hai inserito 7, allora facciamo finta che sia 5. E torno al passo 6 in cui il passo 6 ti do 5 dollari, non ti hanno dati 7. Quindi in questo caso ho riconosciuto un'anomalia, correggo l'anomalia internamente e ritorno a riprovare un passo che inizialmente era fallito, la volta successiva probabilmente non fallirà. Quindi in questo caso ho due motivi diversi, A e B, per cui un passo può fallire, alternativi l'uno all'altro, o capita l'uno o capita l'altro. E in ciascuna di queste eccezioni vedete che abbiamo sempre due componenti. Uno è il perché. Cioè, come faccio a riconoscere che sono in un caso eccezionale? Cosa è successo? È successo che il P non sia valido, è successo che non ci fosse abbastanza credito, è successo che l'ammontare non fosse un multiplo. La causa. La causa rilevata dal sistema, eh? La causa non è mai l'utente si è dimenticato, ma il codice non è valido. Quindi quasi sempre queste condizioni sono condizioni sui dati. Sui dati in possesso al sistema. Il sistema può decidere che a questo punto non può fare quello che doveva. La condizione e poi l'azione. Se si verifica questo, allora cosa fai? E cosa fai può voler dire fai delle azioni e poi dimmi come prosegui. Qui semplicemente salta, prosegui, rifai delle cose. Qui invece faccio delle operazioni e poi proseguo in un certo modo. Se queste operazioni fossero più complesse da descrivere, allora potremmo articolare questo caso d'uso con dei sottopassi. Ad esempio, questo lo potremmo chiamare 6b.1 arrotonda, 6b.2 vai al passo 6. Quindi qui c'ho scritto, questa è un'alternativa al passo 6, è una delle varie alternative al passo 6. In questa alternativa ricado quando si verifica questa condizione e quando sono qua dentro che cosa devo fare? Prima questo, poi questo. Nelle varie estensioni dovrò sempre specificare poi dove vado a finire, no? Go to, vai a qualche passo, che probabilmente, anzi, tendenzialmente deve essere uno dei passi dello scenario principale. Oppure può essere una terminazione, stop, end case study, end with failure, termina qua con un fallimento, tra le varie cose che posso indicare. Quindi le tre forme di estensioni sono una semplice alternativa, più alternative diverse sullo stesso passo. E in generale una qualunque alternativa può essere, se serve, dettagliata in sottopunti. Più di così non facciamo. Cerchiamo di farcela bastare come livello di complessità di annidamento delle informazioni.
in teoria nessuno ci vieterebbe di dire sì, ma in alternativa a questo passo qui potrei anche, ma non lo facciamo. Cerchiamo di... La regola che ci siamo dati è che le alternative, le eccezioni, le facciamo solo relativamente allo scenario principale, non relativamente ad altre alternative. Ecco, l'ultimo altro esempio che vorrei fare, prima di fare un po' di pausa, queste sono, che abbiamo scritto qua, sono tutte alternative ad azioni che ha compiuto il sistema. Cioè il sistema a un certo punto si trova di fronte a un'azione che dovrebbe compiere nel caso normale e invece non può, per varie ragioni. Se può, lo deve fare. Le alternative viste dal sistema, è una macchina che stiamo costruendo per fare un certo lavoro, quindi se un certo passo è fattibile, lo deve fare. Quando dico che l'ATM convalida il PIN, non c'è santo, lo deve fare. È come se avessi scritto l'ATM deve convalidare il PIN. L'unico caso in cui non ci riesce è quando il PIN è sbagliato, quindi quando non ha le condizioni per poterlo fare. Diverso invece è l'utente. Quando descrivo un'azione dell'utente è sempre una cosa che l'utente può fare e normalmente in quel contesto fa, ma può anche decidere di non farla senza chiedere il permesso a nessuno. Mentre l'utente, dopo che ha inserito il bancomat, può cambiare idea e non inserire il PIN. Non è che dopo che io ho inserito il PIN il sistema può cambiare idea e non avere voglia di verificarmelo. È molto asimmetrica la cosa. Allora, ci sono delle eccezioni al comportamento del sistema che sono quasi sempre determinate o da dati errati, condizioni non valide, guasti, parti non funzionanti, eccetera. Poi ci sono le eccezioni sulle azioni dell'utente. Ad esempio, il punto 3, c'è una versione... un'altra versione in cui l'utente nel tempo permesso. L'utente non inserisce il PIN nell'intervallo di tempo permesso. Può farlo, Non ha bisogno di un motivo per farlo, di esserci qualcosa a guasto per farlo, che i dati sono sbagliati. Lo può fare. Allora il sistema che cosa fa? Beh, potrei dire 3A.1, l'ATM a questo punto deve sputar fuori la carta e poi ho finito. Caso d'uso è finito, nelle condizioni di fallimento. Quindi non c'è un go-to che mi permette di recuperare in qualche modo questa condizione, no? Prima c'erano delle eccezioni che cercavamo in qualche modo di recuperare. Beh, fai questa deviazione e poi cerca di rimetterti nella carreggiata principale. In questo caso il fatto che non inserisca il PIN... potrai decidere di richiederglielo, eccetera, ma in questo caso per ragioni di sicurezza è meglio evitare. Ricordate che chi progetta Bancomat si mette sempre dal punto di vista dell'utente che ha già inserito tutti i dati, gli arriva una randellata in testa e qualcun altro gli prende i soldi. Quindi nel dubbio le pause, eccetera, sono sempre da interpretare non come l'utente che si è distratto, ma come qualcosa che impedisce all'utente di andare avanti. Dipende ovviamente dal sistema che stiamo progettando. Quindi consideriamo i comportamenti alternativi del sistema dovuti ad anomalie o varianti nel comportamento del sistema dovute ai dati e alternative, estensioni dovute a comportamenti dell'utente che siano diversi per scelta sua, per desiderio, per ritardo. In questo caso non c'è bisogno. Questa è più, vedete che prima è una causa,
Ah, la causa dell'eccezione è che l'ammontare non è multiplo. Mentre quella sotto è semplicemente un'osservazione. E l'utente ha fatto quello. È così. Prendo atto. Osservo e prendo atto. Ok? Quindi, schematico, sempre avere i soggetti, verbi diretti, adesso questo abbiamo fatto in inglese, ma noi il compito del laboratorio lo facciamo in italiano ovviamente, ma qui è solamente per seguire l'esercizio delle slide, e usiamo questo tipo di numerazione, questo tipo di schematizzazione nella parte delle eccezioni. L'ultima parola, questa parola extensions è imparentata con extends. Extends diceva che io ho un caso d'uso, a un certo punto può essere esteso da un altro caso d'uso quando a metà percorso mi accorgo che l'utente aggiunge un obiettivo nuovo a quello che già aveva. Allora, come faccio a indicarlo? Lo indico qua. A un certo punto, al passo 7, anziché dire l'utente chiude, l'utente sceglie di, che ne so, di vedere il saldo, di fare altre cose. Allora lo indicherò qua sotto e anziché go to al passo 6, dirò go to al caso d'uso che si chiama tal dei tali. Quindi qua dentro le estensioni posso andare a richiamare sia dei casi d'uso inclusi, scrivendo include, sia dei casi d'uso estesi, scrivendo vai all'estensione tal dei tali. Quindi ciò che abbiamo nel diagramma dei casi d'uso, quando abbiamo un caso d'uso che ne include altri o che viene esteso da altri nel diagramma dei casi d'uso, questo dovrà essere, avrà, avere una corrispondenza all'interno delle estensioni del caso d'uso stesso, della descrizione analitica del caso d'uso stesso. Le estensioni sono sotto extensions e gli include possono essere o sotto extensions o anche sotto lo scenario principale, perché magari ci sono 3-4 passi dello scenario principale che sono sempre uguali, quindi decido di metterli a parte. Quindi qua li posso richiamare, i casi d'uso che nel diagramma sono estesi o inclusi, qua li devo vedere. E qua capisco in che punto avviene l'inclusione o qual è il motivo dell'estensione, cosa che nel diagramma invece non riesco a esprimere. Domande? Dubbi? Intervallo.